Buonasera! Il primo articolo di cui parleremo sarà... Possiamo dire cazzo? Comunque vabbè, cazzo. Non so che cazzo dire in realtà. Forse non c'è un altro giornalista al mondo che abbia avuto l'opportunità di fare pontini profondi del pontefice. Ha raccontato se in una recente intervista, quando Papa Ratzinger mi ha incaricato di fare incursioni apocalittiche con suo Romeo, lui era fatto... Buongiorno, volevo complimentarmi con voi. Ti mando una foto della... Micia. Passiamo alla prossima notizia e parliamo invece di... Cazzo. Ma chi? La palla! Parliamo invece di app per depressione. Funziona anche in Italia, ma con sim telefoniche cinesi o cellulari cinesi. Le turiste cinesi che hanno le carte di credito cinesi arrivano davanti ad uno degli alberghi a 5 stelle cinesi. L'autista si insospettisce, ci guarda, poi mette la propria vettura in tasca. È stata applicata la sanzione più dura, ovvero 4 euro di multa, il ritiro della patente per 3.000 mesi e la confisca di WhatsApp. Carlo, non puoi farci le riprese tutte No, Carlo, stai male. Carlo, ma mettila su un cazzo di co... Congratulazioni. Ultima ora da Versailles. Qualcuno ha paragonato la reggia di Versailles a un grattacielo. E infatti le sue dimensioni sono davvero quelle di un grande cazzo. Il castello di Versailles. Ma è presente quando si sta una persona che sta anche con un'altra persona, che sta anche con un'altra persona. 3 days later. Sta anche con un'altra persona, che sta anche con un'altra persona, che sta anche con un'altra persona. Insomma, sta anche con un'altra persona. Se volete saperne di più, leggeremo l'articolo di... chi? Salvini oggi sperimenta Di Maio e aspetta il suo turno per essere dilatato. È previsto un uragano di lesbiche. E ora attivo un'altra carta trappola. Angioletto, ciccetto, culetto. Ma torniamo in studio per... che cazzo dobbiamo dire? Sì, pronto. Vai a dormire o vai in un'altra enoteca.